Nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Benedetto sei tu, Signore Gesù, nei secoli eterni. Benedetto sia il tuo santo nome, la tua bontà e la tua grazia che anche oggi ci concede di poter vivere questo momento di meditazione al tuo cospetto. Mettendoci alla tua presenza, chiediamo umilmente perdono di tutte le nostre miserie, mancanze, imperfezioni, negligenze e peccati. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci possa fare da guida e da maestro nella nostra orazione. Deus meus totocorde penitet me omnium meorum peccatorum meaque detestor, quia peccando non solo un pena sate iusta e statuta promeritus sum. Se praeserti in cui offendi te sum un bonum et dignum qui super omnia diligatis. Ideo firmi del propona diuante gratia tua, decetero me non peccatorum, peccandique occasionis proxima, sfuggiturum. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita in plesuperna gratia, che tu creasti pectora, pudiceris paraclitus altissimi donum Dei, pons vivus ignis caritas spiritualis unctio. Tu septi formis munere, digitus paterne dextere, tu rite promissum patris, sermone vita scultura. Cende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firma sperpeti. Ostem repella spongius, facenque dono esplotino, structore sic te previo, ideano somne noxium. Per te sciamus sta patrem, noscamus atque filium, te quotriusque spiritum credamus omni tempore. Deo patris et gloria, filio quia mortuis, surrexit ac paraclito in seculorum secula. Amen. Emitte Spiritum tuum crea bruntur, et renovamus fata facem terre. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo, di Suor Maria Cecilia Bai. Libro terzo, capitolo quarto. Ciò che operò il Figlio di Dio nel suo interno, dal ritorno a Nazareth all'inizio della predicazione. Parte quarta, banchetto nuziale, l'acqua cambiata in vino sulla strada del ritorno. Arrivata l'ora di celebrare le nozze, ci ritrovammo con i convitati e la mia presenza, come quella della diletta madre, causò ad ognuno riverenza, compostezza e modestia, maggiormente ai due sposi, per i quali avevo molto pregato perché il Padre mio li riempisse della sua grazia e celesti benedizioni. Tutti stavano con somma modestia. Conoscendo chiaramente che vi era l'autore del sacramento, si celebrò con tutta perfezione e nel cuore di ognuno vi era allegrezza accompagnata dalla grazia divina, perciò non era profanata e smoderata, ma tutta bene ordinata. Io mi umiliai e mi posi all'ultimo posto, quantunque mi si dovesse il primo, sia per la convenienza, sia per la condizione e il merito. Volli praticare quest'atto di umiltà per lasciare questo esempio ai miei fratelli e per poter insegnare loro che quando sono invitati alle nozze, vi vadano con umiltà e non con superbia, si pongano all'ultimo posto, perché sia fatto piuttosto da altri l'onore di porli al luogo più degno, se loro è dovuto per il grado di merito. E se non è loro dovuto, non abbiano da soffrire rossore in esserne rimossi. Volevo con questo insegnare ad ognuno l'umiltà, virtù da me tanto amata e praticata. Dagli sposi e dai convitati fui invitato a stare al primo posto. Mi feci pregare, ma non lo ricusai perché mi si doveva quel posto. Rivolto al Padre mio, lo pregai per tutti i miei fratelli, perché tutti mi stavano sempre a cuore. Lo pregai di dar loro luce, perché in simili occasioni diano sempre il primo posto all'amore e timore di lui, affinché lui stia vicino agli sposi con la sua grazia, come stetti io vicino a quelli con la mia presenza. Lo stesso fece la mia diletta madre, umiliandosi di imitazione mia, poiché in tutto procurò sempre di imitarmi perfettamente e di ricopiare in sé un perfetto esemplare di tutte le virtù da me praticate. Arrivata l'ora in cui il Padre mio voleva che io manifestassi la mia virtù, dispose che mancasse il vino.
E poiché la diletta madre era piena di carità e per luce superiore già sapeva come volesse il padre che io operassi qui il miracolo, conoscendo il bisogno, mi disse che non avevano vino. Benché madre mi porse la supplica non con autorità ma con umiltà, come ancella. Io assecondai il suo desiderio che aveva di essere umiliata e le risposi: Che deve importare questo a me e a te, donna? Diedi questa risposta alla mia diletta madre, anche perché i convitati ammirassero la sua virtù e avessero di lei quel concetto che le si doveva per la sua profonda umiltà. Ella ricevette la risposta con volto allegro, con animo sereno e tranquillo, godendo molto perché le serviva di umiliazione. Ciò le procurò molto merito e la sua virtù fu ammirata da tutti. Non credere che dare una tale risposta alla mia diletta madre, verso la quale avevo tutto l'ossequio come dovevo in quanto suo figlio, fosse un atto imperfetto. Essendo anche vero figlio di Dio, dovevo obbedire prima al Padre e fare il miracolo nel momento stesso in cui mi aveva ordinato. Perciò le risposi come figlio di Dio, volendo manifestare sia a lei come convitati che il miracolo che avrebbero veduto operare da me era per virtù divina e che il mio Padre Celeste operava per mezzo mio. Volendomi anch'io umiliare, non mi appropriai la gloria di quel miracolo, né volevo esserne lodato dai convitati, ma volevo che tutta la gloria fosse data al mio Divin Padre e che tutti lo lodassero. Gradì molto il Padre quella mia umiltà ed io gliela offrii in supplemento di tutto quello che in ciò mancano i miei fratelli. Ordinai intanto che fossero riempiti i vasi di acqua, il che fu subito eseguito. Li feci portare a mensa e supplicai il Padre di darmi la sua virtù. Quantunque in me fosse la divinità, non di meno feci quest'atto di umiltà. Il Padre ordinò che facessi il miracolo, comandai a quell'acqua che si convertisse in perfettissimo vino e subito avvenne. Questo comando non fu in parola, ma un comando della mia volontà, e perciò non fu conosciuto da alcuno. Feci dispensare il vino ai convitati, che riuscì ottimo, in modo che quelli che non avevano avvertito il miracolo dissero che il più perfetto vino era stato serbato per la fine della mensa. Fu avvertito invece subito il miracolo da quelli che avevano portato i vasi pieni di acqua. Il fatto causò grande meraviglia e stupore in tutto il convito, perciò non volendo io la lode del miracolo, incominciai a lodare il Padre Celeste. E tutti si unirono a me per lodarlo e ringraziarlo. E ringraziato allora il Padre, e vedendo come quella creatura insensata aveva così prontamente obbedito alla volontà sua e mia, restai molto confuso da parte dei miei fratelli, vedendo come essi si sarebbero fatti superare dalle creature inanimate e che tanta resistenza avrebbero fatto alla volontà del Padre mio. Pregai il Padre affinché tutti i miei fratelli si rendessero a lui ubbidienti, e che per mezzo della mia voce facessero tutto quello che io avrei loro detto da parte sua. Vedevo che per farli operare ed ubbidire alla mia voce era necessaria molta grazia. Io pregai con grande insistenza ed il Padre me la promise in abbondanza. Vidi che nonostante l'abbondanza della sua grazia, molti sarebbero stati duri, non volendo eseguire quello che il Padre mio vuole da essi, e che da me sarebbe stato loro manifestato. Grande pena ne intesi e poca fu la consolazione che ricevetti, perché molto pochi sarebbero stati quelli che avrebbero eseguito la volontà del Padre mio manifestata loro da me, nel tempo che sarei vissuto intera per mezzo della mia predicazione, eppure dopo, non cessando mai con il far sentire ad ognuno le mie voci interne, con ispirazioni e stimoli al cuore. Ringraziai e lodai il Padre mio per detta grazia e lo pregai ad abbondare sempre più, finché l'anima si muova una buona volta ad eseguire quello che lui vuole ed ordina per mezzo dei suoi ministri e della luce e di ispirazioni e di altro che dal Padre ad ogni anima fedele viene comunicato e da me con forti stimoli viene fatto intendere. Mi compiacque di ciò il Padre, perciò è molto ostinato quel cuore che resiste e abusa di tanta grazia. Terminato il convito, rese le dovute grazie al Padre, mi ritirai dai convitati insieme con la mia diletta madre. Dopo fatta breve esortazione ai due sposi,
Particolo, mi diretta madre verso Nazareth. Tutti restarono molto ammirati delle virtù che in me e nella diretta madre avevano osservate. Perciò si affezionarono molto a noi, specialmente i due sposi, e sin da allora prese possesso del loro cuore la grazia. Pregai il padre che, come io non avevo ricusato di intervenire a quelle nozze per santificarle con la mia presenza, così lui, essendo invitato ad andare ad abitare nell'anima per mezzo della sua grazia, non ricusi di andarvi. Specialmente quando l'anima li invita fedelmente per godere della sua presenza ed essere consolata da lui. Perciò lo pregai di prevenirla con la sua luce divina, perché lo inviti, lo chiami, lo brami con ardore, specialmente quando deve fare qualche opera di molto rilievo, perché sia assistita, consolata e confortata dalla sua divina presenza e dalla sua grazia, e operi tutto con perfezione. Tutto mi promise il Padre e tutto esegue fedelmente. Però l'anima non ascolta gli impulsi divini e perciò resta priva di tanto bene. Prima di incominciare il nostro cammino, pregai il Padre di riempire di nuovo quella casa di celesti benedizioni, il che fece con grande amore e di nuovo lo lodai e ringraziai di quanto aveva qui operato per mezzo mio. Non ti rechi meraviglia, sposa mia, sentire come il primo miracolo che pubblicamente operai fu fuori della mia patria, perché i miei compatrioti se ne resero indegni. Infatti, sarebbero stati più duri a ricevere la mia predicazione e l'avrebbero molto contraddetta. Avendo dimorato con essi tanti anni e vedendo la mia persona tanto esemplare e perfetta, anziché seguire i miei esempi, sempre mi perseguitarono e mormorarono continuamente di me, abusando di tutte le grazie della luce che il Padre mio dava loro a distanza mia. Da questo luogo in cui io operai il detto miracolo, ne sarebbe uscita così viva fede nella persona della Cananea che si sarebbe resa celebre fra le altre nazioni. Incominciato il nostro viaggio, cantammo le divine lodi al Padre mio, in modo solito, ma sempre con nuovi cantici, dei quali restava molto glorificato il Divin Padre. Non mancava a me, sposa mia, il poter cantare sempre nuovi cantici di lode al Padre, essendo io l'eterna sapienza, e perciò tutto mi impegnavo nel lodare il Padre, che ne godevo come di cosa sua propria, essendo lodato dalla stessa sua sapienza. La diletta madre intonava spesso nuovi cantici, ed essendo la madre dell'eterna sapienza, fu partecipata ad essa in abbondanza, impegnandosi sempre nell'inventare nuovi cantici di lode al datore di tutte le grazie. Laudentur Jesus et Maria. Bene, abbiamo ascoltato questo racconto edificante delle nozze di Cana, dove emerge qualche particolare anche grazioso, ecco, diciamo così, utile per la nostra migliore comprensione, perché del miracolo. Qui c'è in effetti un episodio un po' simile ad altri evangelici, no? Dove Gesù sembra, come dire, dare una risposta un po' così a sua mamma, che pure tanto amava, quando viene ritrovato nel tempio. Perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio. Qui, che ho da fare con te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. E poi anche quando, ricordate, no? Tua madre e i tuoi fratelli ti cercano. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio, la mettono in pratica e fanno la volontà di Dio. Ecco. Chiaramente qui Gesù dice: attenzione, io non faccio cose imperfette. La chiave della lettura di tutte, essendo figlio di Dio, dovevo obbedire prima al Padre. È la stessa identica cosa dello smarrimento nel Tempio, tale e quale. Quindi il Padre voleva che si facesse quel miracolo in quella circostanza, ma all'ora precisa stabilita da lui, e quindi si fa all'ora precisa stabilita da lui. Quindi c'è sempre, chiaramente, Maria Santissima è stata semplicemente, come dire, più che edificata da questo. Quindi facevano questa bella gara, e
E però vedete come per affermare questo primato del padre, guardate che qui bisognerebbe considerare veramente il rapporto incredibile, unico che Gesù ha con Maria, no? Quindi, come dire, non dico mortificarla, ecco, certamente qui ci dice anche che la Madonna non si è mica mortificata per questo fatto qui, non c'è rimasta male. Ecco, quindi. Anzi, ricevette la risposta con volto allegro, con animo sereno e tranquillo, godendo molto perché le serviva di umiliazione. E ciò le procurò molto merito e la sua virtù fu ammirata da tutti. C'è anche questo punto, c'è anche questo aspetto, no? Perché Maria Santissima è la umilissima, ma ogni virtù per essere tale deve essere provata, deve essere esercitata, anche in circostanze un pochino particolari, no? Magari inaspettate, magari no. Qualcuno ha detto giustamente, tu non sei grande quando ti umili, no? Ma quando qualcuno ti umilia e tu lo accetti per amore di Dio, questa è la prova vera dell'umiltà. Umiliarci vabbè, per carità, non sempre ci riusciamo bene, qui Gesù ha dato un grande esempio. Mettersi all'ultimo posto e senza come brontolare, e senza dire io mi sono messo all'ultimo posto, però come mai che nessuno mi viene, che mai andare al primo, perché così non serve a niente, così. L'ultimo posto è l'ultimo posto e basta. L'ultimo posto. Nessuno di noi deve avere ambizioni a posti d'onore su questo, perché il posto d'onore spetta soltanto a Domine Dio. Sarebbe molto bello che ricordassimo sempre quella bellissima frase di San Giovanni Battista, no? Egli deve crescere e io diminuire. Ah, che bello! Scomparire sarebbe ancora meglio, insomma, no? E in effetti anche San Giovanni, se ci pensiamo, attraverso il martirio, di fronte al sorgere del sole, è di fatto scomparso perché si è tolto, insomma, con la gloria del suo martirio è stato però tolto anche dalla scena, no? Quindi non poteva oscurare la missione di Gesù perché noi non ci rendiamo conto, adesso questo non c'entra niente, lo diciamo come inciso, ma la gente pensava veramente che San Giovanni Battista potesse essere il Cristo, perché dava, insomma, gli esempi di una vita assolutamente integra, integerrima, fuori del comune. E quindi quel suo desiderio, che il nostro Signore gliel'ha adempiuto nel migliore dei modi, no? Quindi l'ha fatto uscire di scena con grandissima gloria e ha lasciato, giustamente, come dire, il set, se mi si passa questo termine della storia della salvezza completamente nelle mani di chi ne era il padrone assoluto e il protagonista assoluto, più che il padrone assoluto, cioè il nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, a prescindere da queste considerazioni, quindi, che ci insegnano l'importanza dell'umiltà, è anche il fatto che quando c'è di mezzo la volontà di Dio non si guarda in faccia a nessuno, anche se fosse. Purtroppo, magari, noi dobbiamo fare un pochino di attenzione, però se dal nostro comportamento, causato con certezza, ovviamente, certezza, certo, perché la possibilità di morale dalla volontà di Dio, qualcuno ne rimane mortificato, pazienza. Quindi non possiamo non fare la volontà di Dio perché qualcuno ci rimane male, ne resta mortificato, no? Assolutamente. Mi vengono un pochino, mi verrebbe in mente un pochino di esempi oggi molto attuali, no? Che escono anche durante le dirette. Ah, però il parroco mi ha detto che meglio che non faccio la comunione in quel modo, perché dopo so soltanto io e dobbiamo farla tutti uguali. Me l'ha chiesto lui. E quindi.
E quindi sicuramente se continui a farlo in un altro modo, quello si mortificherà. Quindi insomma, tu guarda questo, questo non mobbedisce. Tanto per fare un esempio, quindi per capire una possibile fattispecie in cui potrebbe accadere qualche cosa del genere, no? Ecco, però la cosa, penso, su cui è bene questa seconda parte della meditazione riflettere un po' di più sono le suggestioni che vengono appunto dalla seconda parte di quello che abbiamo letto, cioè numero uno, l'importanza capitale, assoluta, centrale del fare la volontà di Dio. Gesù, quando vede il vino, l'acqua cambiata in vino, dice: guarda un po'. Un elemento, ovviamente, questo ci faccia anche riflettere, insomma, il potere che avrebbe, non che avrebbe, che ha la divina volontà, che gli basta un atto anche non esternato, nessuno, Gesù non ha detto nulla. Cioè, non è che Gesù per fare il miracolo c'ha bisogno di parlare ad alta voce, dice: lo voglio, sì, guarito. Quando lo faceva era perché voleva far vedere che era lui che faceva quella cosa. Dio non c'ha bisogno di nulla. A Dio basta un atto della sua volontà, uno. Attenzione amici, per fare qualunque cosa, chiaro? Senza che niente o nessuno in nessun modo si possa a questo opporre. Chiaro? Anche le libere volontà delle creature, eh? Allora, Dio non le forza e non le violenta. Non perché non potrebbe, ma perché non vuole, perché questa cosa non sarebbe giusta e lui quindi non la fa. D'accordo? Ma non è un suo limite. Dio non ha limiti. È onnipotente, questo non dimentichiamolo mai. Onnipotente. Eppure Gesù si lamenta e dice: queste le creature inanimate obbediscono e invece i miei figli no, fanno tanta resistenza alla volontà del Padre mio. Allora uno potrebbe obiettare: ma io non la conosco la volontà del Padre mio. E questo è qui, oggi su questa cosa è proprio il punto in cui si dice nel parlare feriale casca l'asino, perché questa cosa non è del tutto vera. Certo. Non è facile conoscere e discernere la volontà di Dio. C'è il libro della Sapienza che dice: chi può conoscere i voleri del Signore, chi può immaginarsi cosa vuole il Signore, i nostri pensieri sono timidi, incerte le nostre riflessioni, eccetera, eccetera, no? Quindi questo va bene. Però, uno, ai tempi in cui Gesù era sulla terra, dice: c'ero io a manifestare la volontà del Padre, a dire fai così e non fare colà. Ma non l'hanno ascoltato. Secondo, anche quando io non ci sono più, attenzione, questo riguarda noi, io faccio sentire le mie voci interne con ispirazioni e stimoli al cuore. Quindi, cari amici, lo dico anche per me, se non capiamo bene la volontà di Dio, da cosa dipende alla luce di queste parole di Gesù? Allora, o io, magari senza accorgermene, cioè senza accorgermene perfettamente, ho respinto le voci interne, le buone ispirazioni, o le ho ignorate, quindi non mi ci sono fatto attento, e in questo c'è anche una responsabilità quando non ci si dedica a dialogo interiore, intimo con il Signore. Ispirazioni e stimoli al cuore, i desideri santi che il Signore ci suscita. Ispirazioni invece sono i pensieri santi. Allora, su questo dobbiamo pensarci un po', perché di queste cose ogni giorno il Signore ce ne manda. Ma siccome gli esseri umani
non hanno tanta voglia di fare anche questa fatica, no? Preferiscono altri sistemi, preferirebbero altri sistemi, non si fanno attenti a queste voci. E questo è un guaio però. Perché se uno ci avesse qualche dubbio, Gesù rincara. Finché l'anima si muove una buona volta ad eseguire quello che lui vuole ed ordina, o per mezzo dei suoi ministri. Perché i suoi, oggi bisogna metterci purtroppo tra parentesi, veri e autentici ministri, in quello che dicono te la manifestano la volontà di Dio. E come? Bisogna vedere se l'ascolti e se metti in pratica quello che dicono. Uno. Ma poi anche la luce e le ispirazioni dice è altro che dal Padre ad ogni anima fedele viene comunicato e da me con forti stimoli viene fatto intendere. Qui non c'è niente di nuovo, perché la letteratura spirituale conosce benissimo queste cose. E quindi quando non ci raccapezziamo è perché non sei attento. Non ti fai attento, non ci dedichi il tempo, non ti ci applichi, non trovi un pochino di tempo per rientrare in te stesso. Si va avanti soltanto con quelli che i maestri spirito chiamano i ragionamenti dell'amor proprio, quelli fatti con la testa nostra, che si riconoscono subito. Non solo Gesù dice, ma allora. Quindi se io non riesco a capire la volontà di Dio, che succede? È una cosa piccola o una cosa seria? Ah, facciamo noi. Perché Gesù conclude, mi compiacco e di ciò il Padre, quindi che tutti ci avessero la grazia per capire tutte queste cose. Ma Gesù aggiunge, perciò è molto ostinato quel cuore che resiste e abusa di tanta grazia. È un problema? Un po' sì, eh? Un po' sì. Quindi mi raccomando, l'ostinazione, diciamo che nel linguaggio comune si chiama la testardaggine, perché se noi siamo testardi, non camminiamo sempre in questo spirito, amici, di io lo chiamo, magari riuscissi a farmi capire quello che è, di flessibilità, di apertura. Cioè noi possiamo e dobbiamo avere le nostre idee, le nostre convinzioni, perché un essere umano non campa senza questo, ovviamente non prese per partito preso, prese per esperienza di vita, per riflessione, per maturazione, per tutto quello che vogliamo. Ma nel nostro cuore dobbiamo sempre camminare aperti sulle cose che non sono dogmi di fede, ovviamente. Perché un dogma di fede il nostro Signore non ti dirà mai il contrario, d'accordo? Né un comandamento non ti dirà mai il contrario, ma le cose che non rientrano in questa categoria, e noi dobbiamo tutte quante, come dire, essere pronti a discuterle, a metterle in gioco, a metterle in campo. L'uomo si attacca anche alle sue abitudini, ai guai a chi gliele tocca, Se ha fatto sempre così. Oh, ho fatto sempre così. Se ti sei sbagliato, devi fare colà. Devi fare. A voglia di ho fatto sempre così. Ma se hai sbagliato, devi fare colà. E se hai sbagliato, tu devi stare nell'ottica che se il nostro Signore volesse farti capire che hai sbagliato, come fa a fartelo capire se tu sei tetragono? D'accordo? No, questo è giusto, punto e basta. Non voglio sentire nessuno. Se tu dici questo è giusto, punto e basta, non voglio sentire nessuno. Il Signore, qualche stimolo, te lo manda lo stesso. D'accordo? Perché ti vuole bene. Ma è chiaro che ordinariamente si va a infrangere contro la durezza e contro l'ostinazione. Come dire, piegarsi, no? Quindi essere docili. Docile è un bellissimo termine che viene dal greco, no? Docheo significa imparare. Una persona docile è quella che è consapevole che sta sempre a scuola, deve imparare. Chi di noi conosce tanto bene Dio e la sua volontà da pensare che già fa tutto bene, che non potrebbe fare di meglio, ma insomma, no? Cioè, un po' di superbia, sì, ma a questi livelli, insomma, mi sembrerebbe veramente proprio fuori luogo, no? Un po' di superbia sarebbe meglio di no, però purtroppo ci combattiamo, ma ce l'abbiamo sempre tra i piedi, ma a questi livelli. Eppure, amici, io capisco perché Gesù dice questo,
Ci sono delle persone che campano così, eh? Non lo metteranno mai, ma campano così. Io ho l'esperienza da parroco, l'ho sempre raccontato. Tu puoi stare, sono stato in una parrocchia 10 anni. La parrocchia dove ho fatto seminarista e diacono, sono stato da prete soltanto 2 anni, quindi però posso stare a Borgo San Michele 10 anni. Qui ormai sono quasi 8. Qual è una spia che si potrebbe tirare dinanzi a qualcosa di questo genere? Cioè che tu te ne vai e alcune persone sono esattamente come le hai trovate. Non è cambiata una virgola, né all'esterno né all'interno, né a livello di convinzioni né a livello di comportamenti. Ora, per carità, può darsi pure che uno sta davanti a un santo che tra poco sarà canonizzato, quindi che è già perfetto e non c'è niente da correggere, però capite che questo a volte è un po' difficile, no? Oppure, anche questo c'è una bella letteratura, quando si comincia a capire che c'è un tipo di stile, un tipo di messaggio che contraddice quelle che sono le proprie convinzioni personali interne, si risolve il problema cambiando parrocchia. Sicuro, per carità, io non sono mai stato geloso, quindi per carità di Dio, prego, prego. Cioè, i visti di uscita sono sempre tutti disponibili. Quelli di ingresso bisogna verificare, insomma, le motivazioni, ma quelli di uscita, viva Dio. Però capiamo, no? Capiamo. Continua anche nell'ultima parte. L'anima non ascolta gli impulsi divini, perciò resta priva di tanto bene. Di che sta parlando Gesù in quest'ultimissima parte? Per esempio, quando l'anima invita a Dio a godere della sua presenza e essere consolata da Lui. Per fare questa preghiera, ovviamente, ci vuole la grazia preveniente. Gesù dice che ce la manda. Lo pregai di prevenirla con la sua luce divina, vedete il nome di grazia preveniente, perché lo inviti, cioè che noi invitiamo il nostro Signore a stare con noi, è già un frutto della grazia che Lui ci manda. Però anche questa grazia si può non ascoltare. Non ascolto, si può non ascoltare una grazia che ti stimola e ti invita a pregare il Signore di visitarti, di consolarti e di stare con Lui? Sì, si può. Perché se tu quella grazia non la prendi e non glielo chiedi al Signore con amore, ma anche con insistenza, con desiderio, Lui non viene. E l'ultima cosa brutta, Gesù ci dà uno spaccato ancora più drammatico rispetto a quello che ci dà il Vangelo del suo rapporto con gli abitanti di Nazareth. E attenzione, dice sì, certo che lo conoscevano, ma proprio perché lo conoscevano, perché Gesù certamente poteva sembrare un semplice uomo, ma la mia persona tanto esemplare e perfetta, quello non si discute, quello lì. E quindi dice, sempre mi perseguitarono, anziché seguire il mio esempio, e mormorarono continuamente contro di me. Mormorare significa parlare male. E perseguitarlo, perseguitarlo a Nazareth. Ecco perché Gesù disse, nemmo profeta in patria. Anche su questo io ci potrei scrivere un'enciclopedia, d'accordo? È la verità. Cioè, chi di noi non direbbe beati nazaretani, no? Sono avuto un concittadino Gesù. Immaginate che tu esci di casa, vai dal droghiere e chi incontri? Incontri Gesù che andava a fare la spesa per la Madonna. Ma io adesso, cioè, proviamo un attimo, perché questa cosa è storicamente accaduta, eh. Cioè, c'era gente di Nazareth che usciva e incontrava Gesù e si metteva a parlare con lui. Facciamoci ogni tanto qualche viaggio di questo genere, perché non è un film, questo è qualcosa che è realmente successo.
la presenza di Gesù, la bellezza di Gesù, l'affabilità di Gesù, la virtù di Gesù. E questi saranno a perseguitarlo, a parlarne male. Cioè, io racconto le cose che riguardano me. Quando so che qualcuno mi parla male dietro, certo, non è una cosa gradevole, anche se è molto frequente. Però è la prima cosa che comincio a pensare, dico, vabbè, che ho fatto? Perché può darsi che ho fatto qualcosa che non funziona, perché ne faccio tante di cose che non funzionano, magari dico, che ne so, sono stato sgarbato. Ho risposto male, involontariamente non ho salutato qualcuno, quindi che ne so, o forse qualche comportamento involontariamente ho alimentato qualche pensiero. Io comincio a pensare a queste cose. Non credo che Gesù avesse questi problemi, però. Allora, quando dice se perseguitano un innocente senza problemi, è un bel problema, eh. Perché vuol dire che spesso e volentieri la persecuzione e la mormorazione è cieca, cioè non è fondata, cioè anche i fatti che noi peccatori, noi non siamo come Gesù, noi gli diamo i pretesti per chiacchierare, io li do purtroppo, confesso, d'accordo? Li do, è inevitabile, cioè ci prova, cioè, ma non, è, cioè, non ce la faccio, d'accordo? Perché ci vorrebbe una perfezione assoluta che io non ho, quindi. Se uno vuole chiacchierare, ma la trovo come ne è troppo per chiacchierare di me, lo vedo io, lo vedo, faccio l'esame di coscienza, lo confesso. Quindi, e noi vediamo molto meno di quello che vedono gli altri. Però quando parte la persecuzione becera, anche, come dire, gli elementi umani che giustificherebbero, non giustificherebbero, che, come dire, renderebbero comprensibile il fatto che uno si lamenta o che chiacchiera, sono un pretesto. Sono un pretesto. Perché in realtà ciò che c'è dietro è l'odio. È l'odio. È il grande tema del libro della Sapienza, no? Dell'empio che odia il giusto. Il giusto non è uno che, cioè, giusto in senso stretto lo è soltanto domine Dio, più la Madonna. Fine della discussione. Ok, fine. I grandi santi sono arrivati a grandissima perfezione, però non a questi livelli. Quindi quando c'è un clima di persecuzione, come dire, verso, tra virgolette, il giusto, in modo umano, c'è questo mysterium, iniquitatis. E siccome attraverso il giusto passano delle grazie, quelle grazie sono perdute, purtroppo. Ultimissima cosa, potremmo fare un bel esercizio, un bello caruccio, per inventarci un po' di lodi da dare a Gesù, alla Madonna, alla Santissima Trinità. No? Abbiamo sentito che Gesù e Maria se ne inventavano in continuazione di nuove, beh, insomma, c'erano un repertorio non indifferente, no? Allora, si loda a Dio anzitutto con i salmi, con il breviario, con i cantici, quindi con le parole che lui stesso ci ha dato per lodarlo, perché quelle sono le migliori, quindi ce ne sono diverse. Però possiamo e dobbiamo anche farlo con le parole nostre, e così avremo la possibilità di inventarci qualcosa, di fare vedere al Signore che siamo capaci di inventarci per amore suo, quindi. Come siamo capaci di dirgliene noi un sacco di cose belle. Sapete che ci sono delle cose orribili, non so se dirla sta cosa qui. Ecco, proprio orribili. Mi hanno fatto vedere un pochino di tempo fa un manuale delle bestemmie che circolava. Cioè che ci siamo messi a scrivere in quanti modi e in quali forme orribili si possa bestemmiare. Sì. Sono be beceraggini del nostro tempo, no? Noi dovremmo fare un bel libro al contrario, quindi inventarci tutti quanti i modi più belli possibili, dolci, santi, amorevoli, immaginabili con cui lodare il nostro Dio, anche per riparare queste bestialità che in questi nostri tempi purtroppo al fondo non c'è mai fine.
Grazie infinite, Signore Gesù, di tutto quello che anche oggi ci hai donato e di cui ti ringraziamo con tutto il cuore. Noi adesso ti lodiamo con il Magnificat, che quello è il top. Però, alla luce di questa meditazione di oggi, qualche piccolo Magnificat personalizzato, speriamo che molti di noi te lo possano comporre ed offrire. Magnificat anima mea Dominum et exultavi spiritus meus in Deo salutare meo, qui a respexit humilitate mancille sue ex eccenim ex hoc beata me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, sanctum nomen eius misericordia eius a progenie progenie estimentibus eum. Fecit potentia in braccio suo, dispersi superbos mente cordis sui, deposit potentes de sere et exaltavi tumides, Esurientes in pleit bonis, divides dimisit in anis. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus est a patres nostros, Abraham et semini eius in seculo. Gloria Patri, Filio e Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Agimus tibi gratia, omnipotens Deus, pro universis beneficis tuis, qui est regnas in secula seculorum. Amen. Deus et nobis suam pace in vitam aeternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria, nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.